Sara, ben ritrovati con l'informazione del TG Blu. In apertura parliamo del referendum contro le trivelle, perché ad una settimana dal quesito referendario ieri a Bari si è svolta una manifestazione no triv a cui hanno partecipato oltre un migliaio di persone. Presenti anche il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, ma anche numerosi sindaci dei comuni naturalmente della nostra regione. Una grande festa di popolo in difesa del mare a tutela dell'interesse di tutti contro l'interesse di pochi in piazza per dire sì al referendum del 17 aprile. Così il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha arringato ieri la folla dal palco della grande manifestazione Siamo il Mare organizzata davanti al teatro Petruzzelli. Il presidente è rotta col governo centrale, riconosce la difficoltà della partita, denuncia la disinformazione, solo manca tutto lo stato maggiore del Partito Democratico, il suo partito. Noi ci auguriamo che il 17 venga ripristinata la bellezza della Costituzione repubblicana, la bellezza della partecipazione dei cittadini alle grandi decisioni e che soprattutto venga salvato il mare. Solo l'inizio di una grande battaglia che si deve estendere a tutta l'Europa, a tutto il Mediterraneo, per tenere tutto il Mediterraneo esente da ricerche petrolifere. Abbiamo dalla parte nostra già il ministro dell'Ambiente della Repubblica Francese, Ségolène Royal, che ha già chiesto questa moratoria e l'Italia deve seguire questa strada di un grande ministro per l'ambiente come il ministro francese. E dunque andate a votare il 17 di aprile per il sì. Sul palco si alternano artisti in streaming, da Albano a Emma Marrone, da Ficarra e Picone, a sul palco i Tarantula Garganica, i Cantori di Carpino, la Notte della Taranta. Abbraccio con Landini, segretario Fiom, giunto nel capoluogo levantino, unico a dire sì convinto e a chiedere a gran voce un nuovo piano energetico. E all'incontro era presente, l'avete visto dalle immagini, anche Maurizio Landini, il segretario generale della Fiom, che nel suo intervento ha espresso dure parole sull'invito del governo all'astensione. E Landini delle grandi occasioni, quello che arringa sul palco la folla di Bari a favore del sì al referendum del 17 aprile. Spero che la gente vada a votare, io trovo inaccettabile che il capo del governo, che ha giurato sulla Costituzione, inviti la gente a non andare a votare. Il problema di questo paese inizia sempre per sì, ma non è né Costituzione né qualcos'altro, è corruzione. E il livello di corruzione, quanti posti di lavoro ha fatto perdere, quanti investimenti non fa fare il livello di corruzione e di evasione fiscale che c'è nel nostro paese. Noi adesso discutiamo dell'energia, ma proviamo a pensare cosa vuol dire oggi la mobilità, cos'è il prodotto oggi, come si spostano le persone, come costruisci le città. Proviamo a pensare, siamo in Puglia, come si risana tutto il settore della siderurgia, che è molto importante. Quindi siamo di fronte ad un passaggio, ad un cambiamento. Pensare che queste cose tu le lasci al mercato, vediamo cosa succede. Non siamo ai livelli di corruzione mai visti prima, quindi ci vuole un intervento pubblico. Ci vuole un orientamento, una direzione e io penso che anche le organizzazioni sindacali, io parlo naturalmente per la mia, hanno bisogno di porsi il problema di un cambiamento, di cogliere che siamo di fronte a una trasformazione e che se vuoi creare nuovi posti di lavoro devi anche ripensare una nuova politica industriale di investimenti. E io trovo che un Presidente del Consiglio, che non è stato eletto da nessuno perché lo ha eletto il Parlamento, tra l'altro un Parlamento che la Corte Costituzionale dice che è stato eletto con una legge non troppo legittima, a me sembra uno che sta mettendo a rischio la tenuta democratica di questo Paese, quando bisognerebbe invece unire il Paese, non dividerlo, e rivolgersi alle persone perché partecipino e decidono e rafforzino la democrazia di questo Paese. Di fronte a tutte le cose che stanno succedendo, alle contraddizioni, nel tempo si è maturato la necessità che se oggi vuoi difendere il lavoro devi cambiare anche i sistemi di produzione e che oggi il problema del rapporto tra quello che produce la sostenibilità ambientale è un nuovo paradigma che tu devi assumere in senso generale, altrimenti metti in discussione tutto. Poi io naturalmente rispetto anche quelli che al limite vanno a votare e votano no. Io non rispetto quelli che invitano a non andare a votare. Questo io li trovo una cosa sbagliata contro anche i cittadini che pagano le tasse e che è giusto che il diritto di decidere ce l'abbiano. Cambiamo argomento e andiamo a Manfredonia, dove proseguono le indagini per l'omicidio di Nicola Di Tullo, l'uomo ucciso il 2 aprile, il cui corpo è stato ritrovato il giorno successivo in una campagna tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo. A chi ha telefonato chiedendo di chiamare i carabinieri e l'ambulanza?
è uno dei gialli dell'omicidio di Nicola Di Tullo, il 46enne di Manfredonia, il cui corpo senza vita è stato trovato il 3 aprile in una intercapedine di una canalina di Scolo, in località Miscillo, tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima sabato pomeriggio, quando è scomparsa, avrebbe chiamato un amico con cui aveva un appuntamento, chiedendogli di chiamare i carabinieri e poi l'ambulanza. Telefonate che però, stando alle indiscrezioni, non sarebbero mai state fatte. Di Tullo è caduto in un'imboscata? Potrebbe essere questa una delle ipotesi sull'omicidio. Intanto i carabinieri stanno continuando ad interrogare parenti e amici della vittima per cercare di individuare qualche elemento che possa indirizzare le indagini. In pratica si è alla ricerca di un movente. Accertato ormai che Di Tullo non è stato ucciso dove è stato poi trovato il suo corpo. L'uomo sarebbe stato prima picchiato e poi ucciso con una fucilata. Perché e da chi? Sono le domande a cui gli inquirenti stanno cercando risposte. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata inaugurata ieri a Verona la 50esima edizione di Vinitaly. Nutrita la presenza dei vinicoltori foggiani, premiata la cantina d'Alfonso del Sordo di San Severo. Capitanata in prima linea al 50esimo Vinitaly, la più grande manifestazione italiana dedicata al mondo del vino. Per la prima volta nella sua storia, l'evento ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica. Mattarella è stato infatti presente alla cerimonia inaugurale, tenutasi ieri presso l'Auditorium Verdi del Centro Congressi Europa di Verona Fiere. Poco dopo l'inaugurazione è stato assegnato il prestigioso premio Can Grande, che il Vinitaly conferisce ai benemeriti della vitivinicoltura e che quest'anno è andato per la Puglia al produttore di San Severo Gianfelice D'Alfonso del Sordo, titolare dell'azienda di famiglia proclamato benemerito della viticoltura italiana. Grande soddisfazione per questo premio è stata espressa dall'assessore regionale alle risorse agroalimentari Leo Di Gioia, presente al Vinitaly, che ha sottolineato l'eccelso contributo di Del Sordo allo straordinario e qualificato protagonismo del settore vitivinicolo pugliese. Oltre ad assicurarsi questo importante premio, la Puglia si conferma fra i grandi protagonisti del Vinitaly 2016, come sottolinea lo stesso assessore Di Gioia. Il Vinitaly 2016 inizia con ottimi auspici, sono 132 le aziende pugliesi presenti con vini eccellenti ormai esportati in ogni parte del mondo. Una vetrina importante che vede la Puglia sempre più competitiva in Italia e all'estero. Un po' di Spagna ieri a Manfredonia, dove si è svolto uno spettacolo equestre di Doma Vaquera. Le immagini in questo servizio. Dall'Andalusia a Manfredonia, dove ieri, al ritmo di flamenco, hanno danzato i cavalli spagnoli Don Antonio Estevez Calvo, maestro di Doma Vaquera. Nata proprio in Andalusia, in funzione del lavoro con il cavallo per il controllo dei tori allo Stato Brado, la Doma Vaquera è una disciplina che non si impara a scuola, ma che da decenni viene tramandata di padre in figlio e che mantiene nel tempo i suoi segreti che parlano di tradizione e grande cultura equestre. Ed è quanto raccontato ieri al Centro Equestre Posta Ruggiano di Manfredonia, dove oltre una ventina tra cavalieri amazzoni foggiani hanno potuto sperimentare montando sotto la direzione del maestro Estevez Calvo. Un'opportunità voluta dal presidente di Posta Ruggiano, Michele Principe. E dopo lo stage, nel pomeriggio, gli allievi del maestro spagnolo hanno messo in scena uno spettacolo mostrando l'abilità dei quadrupedi e dei cavalieri. I cavalli hanno danzato al ritmo di musica, mostrando la sensibilità, ma soprattutto l'equilibrio, l'obbedienza e la grande intuizione del binomio che gli permette di lavorare in perfetta sintonia. Abbiamo venuto dalla Spagna per farle capire alla gente d'Italia, qua alla Puglia, come si lavora il cavallo spagnolo, come si deve portare il cavallo avanti e come è la doma del cavallo spagnolo, capito? Perché qua ancora la ignora un po' la gente, lo che è la doma del cavallo spagnolo, capito? Oggi con lo che abbiamo fatto qua, abbiamo fatto una relazione un po' abbastanza grande perché la gente capisce come il cavallo si deve comportare, come il cavallo si deve addestrare a questa doma, capito? Sì, abbiamo fatto una cosa bella perché intentiamo che grande il mondo del cavallo per tutti i paesi dove andiamo, capito? Non solo in Italia, anche in tutta l'Europa, perché noi il cavallo spagnolo lo abbiamo sempre por dentro. Dai cavalli al calcio, il Foggia vince a Caserta e vola al secondo posto. Il
Foggia è secondo, pur se appaiato a Lecce, perché con i giallorossi ha una migliore classifica pulsa diretta per aver vinto in casa 4-0 e perso a Lecce 3-1. Ora davanti ha solo il Benevento, ben più avanti, 3 punti e qualcosa in più, in attesa del posticipo di questa sera a Cosenza, perché negli scontri diretti i Sanniti invece sono messi meglio. Poi si faranno i conti per il primo posto e la promozione diretta, insomma, forse non è ancora detta l'ultima parola. A Caserta la squadra ha mostrato di essere al top, nella testa e nelle gambe, prendendosi una partita difficile dove la diabendata non è stata sempre benevola, l'infortunio a Narciso, una tegola per il finale di stagione se il portiere dovesse finire sotto i ferri, la deviazione di Sarno in barriera e l'autogol in occasione del pari momentaneo della casertana e poi l'espulsione di Agnelli. Ora il campionato, in attesa dell'Acre, Castello Zaccheria, passa il testimone alla Coppa Italia per la finale di ritorno di giovedì a Cittadella, dove si andrà per cercare di prendersi il trofeo e di impreziosire palmarès e bacheca. Il 4-1 offre ottime garanzie, le stesse garanzie che è chiamato a dare Gianluca Micale, che dovrà difendere la porta rossonera oltre che giovedì a Cittadella di sicuro almeno fino al termine della stagione regolare, anche in campionato. È tutto per questa edizione, grazie di averci seguito, buon pomeriggio a voi tutti.